sono ricevute del Politecnico di Bari e dal 2014 faccio parte del Collegio dei Docenti del Trago, con grande orgoglio, con grande piacere. Prima di iniziare il mio breve ragionamento, cercherò di non abusare di questa pazienza, vista anche l'ora e il fatto che la giornata è ancora lunga. Voglio ringraziare l'Università di Strappa che nel 2014 mi ha voluto al Drago, rettorato, grandissimo, subito grandissimo, e voglio ringraziare ovviamente la coordinatrice di Annoncini per tutto il lavoro che sta facendo e anche per questa interessantissima giornata di riflessione che, oltre a tanti spunti che stanno arrivando dalle relazioni interessanti, su quali faranno anche qualche accenno nel corso della mia intervento, tanti spunti appunto, ci ha permesso di fare un attimo di riflessione anche su cosa siamo noi all'interno di tutto il corpo e ha permesso anche di schematizzare la nostra attività e di farla conoscere anche a voi, in modo da poter lavorare in maniera sempre più integrata tra estima, progettazione e morfologia. La presentazione è articolata in due parti. Nella prima parte, che terrò io, brevemente che cos'è l'estimo e cosa si occupa, ovviamente un flash. L'estimo lo stiamo concependo, la promozione dei progetti come la concepiamo nell'ambito del dottorato, le attività che svolgiamo, gli obiettivi che ci poniamo, e poi due parti, una relativa alla ricerca individuale, intesa come attività che i dottorandi svolgono con riferimento in particolare alla tesi di laurea, e l'altra con riferimento invece alle attività che svolgono nei gruppi integrati, più allargati, non discipline ovviamente, svolti nel dottorato per lo sviluppo dei temi d'anno e delle ricerche che facciamo in maniera congiunta. Fino al primo di questi approfondimenti la reazione la terrò io e successivamente interrà la professoressa Guarini che completerà il ragionamento. L'estimo nella valutazione dei progetti. Frequentemente quando si parla di estimo nell'architettura si pensa al computo, alla stima dei costi. In realtà l'estimo è una disciplina molto più complessa che ha ad oggetto diciamo, diversi beni. In primo luogo sicuramente la valutazione dei beni, quindi la determinazione del valore dei beni, in particolare dei beni economici, beni immobili, terreni, fabbricati, imprese. C'è poi tutto un altro ambito che si sviluppa sotto forma di valutazione dei progetti che si occupa di mettere a punto strumenti, metodologie per il supporto delle decisioni circa la fattibilità degli investimenti, la scelta tra alternative di investimento, alternative di progetto, alternative di progetto relative al fabbricato, agli interventi sul territorio, e quindi appunto queste metodologie per arrivare alla scelta migliore. È una disciplina ovviamente trasversale, che è stato già evidenziato in premessa anche dal professore Strappa, che rapporti diciamo, con tante altre discipline, economiche, ambientali, progettazione e quant'altro, e in tal senso assume spesso un ruolo diciamo di elemento di unione all'interno del ragionamento più ampio. Circa i rapporti tra l'estimo e le altre materie, diciamo che ci sono diverse interazioni con gli altri campi disciplinari. Ne abbiamo discusso anche a luglio in un convegno tenuto a Bari, dove appunto ci hanno posto le questioni di quali fossero i principali temi contemporanei sui quali l'estimo si confrontava, e sono venuti fuori tutta una serie di ambiti di intervento, di applicazione, di partecipazione della nostra disciplina con altri contesti disciplinari, rapporti con discipline che si occupano del territorio, che si occupano di costruzione del patrimonio immobiliare, ma anche rapporti con discipline che affrontano aspetti legali e tali, sino ad arrivare alla finanza immobiliare. Ovviamente, nell'ambito del nostro dottorato, noi sviluppiamo soprattutto i primi due temi, il rapporto tra l'estimo, le problematiche degli interventi sul territorio, e dell'estimo e gli interventi sul patrimonio immobiliare, quindi edilizia, progettazione e quant'altro. Bene, la prima considerazione da fare è che l'estimo è una metodologia, quindi è una disciplina nella quale si cercano di definire una serie di regole, di comportamenti, per poter rispondere a queste domande in maniera codificata e generalmente valida. Perché voglio sottolineare questo aspetto? Perché dagli interventi fatti in precedenza è venuto fuori anche nel vostro
di definire una metodologia, è stata sottolineata in un intervento, con Astiroli, Ritano e altri accenni sono stati fatti in altri passaggi. Questo è molto importante, cioè, vedere che c'è una problematica analoga nel settore dell'architettura, nella progettazione in particolare, che si sta quindi interrogando sull'importanza di definire una metodologia. Spesso mi è capitato di ascoltare il pensiero di molti docenti di architettura, io sono da sempre nella facoltà di architettura, essendo un ingegnere, ho iniziato con un dottorato di ricerca a Reggio Calabria in conservazione, adesso sono andato e sono passato di quel definitore, no? Spesso come si sente dire che il progetto è la sintesi di una serie di elementi che passano per la sensibilità, la capacità del progettista, come se fosse tutto affidato a una sorta di un ponderabile, diciamo, che riusciamo a tirar fuori. Invece è importantissimo, a mio avviso, sentire che c'è una ricerca su una metodologia, su un procedimento generalmente valido, da poter anche trasmettere agli altri nell'attività didattica, naturalmente non sono dottorandi. E credo che questo si potrebbe essere davvero potrebbe fare la differenza, diciamo, per il nostro dottorato e gli altri, soprattutto in questo momento in cui le facoltà di architettura stanno vivendo un attimo di riflessione, per un altro momento di riflessione, diciamo, questo elemento potrebbe anche rilanciarci come scuola, anche il dottorato, che dà delle risposte e crea appunto dei ragionamenti strutturati che si possono applicare in contesti diversi. Cosa facciamo nel DRAC? Ovviamente siamo una parte del DRAC. Come lavoriamo, insomma, nell'attività di formazione dei nostri dottorandi? Ma ragioniamo in quel modo. In primo luogo, ovviamente, dobbiamo creare in linea con la fine del dottorato persone che sappiano fare ricerca alla fine del dottorato e, diciamo, creare dei dottori di ricerca, delle persone che si possano dedicare all'attività di ricerca e possono portare degli spunti innovativi, ma cerchiamo anche di creare un profilo professionale i nostri dottorandi, i nostri dottori di ricerca, perché non tutti resteranno presumibilmente in università e quindi perché possono, diciamo, spendere anche, diciamo, queste loro qualità all'esterno. Ovviamente facciamo una serie di seminari, di attività di formazione, forse non leggerete bene perché il mondo purtroppo è un po' piccolino, quindi per vari anni abbiamo organizzato i nostri seminari, a cui partecipano con grande piacere tutti gli studenti del dottorato, seminari che coinvolgono docenti di estimo, ma coinvolgono anche professionisti esterni del mondo del lavoro, perché in questo modo da un lato possiamo sentire quali sono le vere esigenze del mondo del lavoro, dall'altra parte possiamo creare dei collegamenti per creare poi per i nostri dottorandi, tutti i dottori di ricerca, uno sbocco professionale, qualora decidessero di non riuscissero a restare nel mondo universitario. Questo è il programma dei possibili seminari che stiamo definendo per il 2019. Tra questi voglio evidenziare che ci sono appunto dei soggetti che sono esterni, appartengono al mondo del settore immobiliare, quella Lupi, Marco Lucio, poi ci sarà Fuori Caci, Cassa Depositi e Prestiti. Quindi ci interfacciamo anche con dei soggetti che hanno una reale esigenza, ma non solo di valutazione, ma anche di progettazione. Il caso proprio di Cassa Depositi e Prestiti, che ha bisogno di soggetti che sappiano valorizzare quel patrimonio immobiliare pubblico, perché è un soggetto appunto che prende, diciamo, i contenitori pubblici di stessi, li valorizza e li rimette sul mercato. Un'altra cosa che mi fa piacere evidenziare è che molti dei nostri dottorandi del DRAC trovano subito lavoro, anzi alcuni ci sono rubati nel corso degli studi, come è successo a Marco Lucio e a Nicola Tappa, alcuni dottorandi che hanno trovato prima di finire la tesi, hanno trovato già una buona tesi. Ricerca, qui trovate i riferimenti dei dottorandi che in questi anni hanno partecipato alla nostra attività di ricerca. Siamo un gruppo compatto, in questo momento sono la professoressa Guarini, che svolge un ruolo importantissimo, di grande impegno, quindi vedete appunto le varie tesi nel tempo che sono succedute, alcune discusse anche con ottimi risultati, alcune saranno discusse a breve un mese di febbraio, altri dottorandi hanno definito il tema o stanno iniziando a definirlo, e poi abbiamo aspetto un gruppo nuovo di dottorandi appena entrati, tra cui abbiamo avuto la preferenza di uno studente in sovrannumero e di un
di persone della pubblica amministrazione che ha scelto il nostro partito. Partecipiamo ovviamente a seminari e convegni, importantissimo l'aspetto di pubblicazioni per contribuire ovviamente a ranking, al punteggio del dottorato, come pensate in questo strato, sia perché i ragazzi si formano ovviamente scrivendo, sia perché il dottorato possa salire. Abbiamo realizzato negli ultimi anni 35 pubblicazioni in lingua inglese in riviste internazionali indicizzate, siamo bibliometrici, il che per noi ha costituito un motivo di spinta a impegnarci ancora di più. 35 pubblicazioni, diciamo in media, con un dottorato c'è 7-8, con un dottorato di ricerca circa 7-8 pubblicazioni a testa, una decina di pubblicazioni su riviste non indicizzate o in una monografia. Abbiamo avuto anche dei riconoscimenti, quindi già insomma il grafo funziona anche. A questo punto solo un accenno al primo di questi approfondimenti riguardo alle tesi individuali, e lo faccio con riferimento alla tesi che è stata strutturata in un corso di svolgimento con una dottoranda di Vito con la quale stiamo lavorando quest'anno nel suo ultimo anno. Il tema è quello dello studio degli effetti degli interventi di trasformazione urbana sui valori immobiliari. Quindi in che modo l'intervento sul territorio, l'intervento di trasformazione urbana, l'intervento di trasformazione va ad influenzare quelli che sono i valori immobiliari. La prima osservazione è che ovviamente si tratta di interventi di varia natura, tanto interventi ad ampia scala di qualificazione, quanto interventi puntuali sui singoli fabbricati. La prima cosa da osservare è che diciamo, questo tema potrebbe sembrare un tema solamente di richiesta, no? In realtà è un tema anche di progettazione, perché è chiaro che l'intervento di qualificazione urbana fatto sul singolo fabbricato, l'intervento di qualificazione fatto su una piazza, l'intervento fatto a più ampia scala, coinvolge il progettista ovviamente, ma ha delle ricadute sul contesto circostante che noi andiamo a leggere in termini di valori immobiliari. Quindi diciamo che è un tema proprio da un punto di vista trasversale tra progettazione e destino. Il passaggio fondamentale, diciamo, di questo ragionamento è quello della valutazione della qualità di intervento, perché il ragionamento nostro è questo. I prezzi degli immobili in qualche modo sono la sintesi di caratteristiche del fabbricato e del contesto circostante. Se un intervento di qualificazione urbana va a modificare in positivo, quindi un incremento di qualità, il contesto circostante, questo si può riflettere sui valori immobiliari. Quindi il tentativo che stiamo mettendo in campo, anche allo scopo di avere un modello appunto che possa essere proposto alla pubblica amministrazione, è cercare di catturare questo passaggio della qualità urbana, capire in che modo il progetto va ad incidere sulla qualità urbana. È un tema molto delicato, perché il tema della qualità è un tema, come dire, impalpabile, è un tema spesso lasciato alle valutazioni soggettive. Il tentativo è quello appunto di definire una sorta di protocollo procedurale per cercare di quantificare questa qualità urbana prima e dopo l'intervento di qualificazione e vedere quali sono le ricadute della variazione di qualità sui valori immobiliari per arrivare alla nuova determinazione. In questo senso è molto interessante l'intervento di stamattina del professor Carlotti, che parlava di questo tentativo di costruire degli algoritmi di pattern recognition, di riconoscimento della forma, quindi un algoritmo di strumenti che in qualche modo riescano a leggere quindi la qualità prima e dopo, diciamo, l'intervento di trasformazione, e questo potrebbe essere sicuramente un tema di lavoro congiunto da poter svolgere magari proprio all'interno di questa disciplina. Ovviamente resta fermo che l'algoritmo non va a sostituire il cercatore, non va a sostituire il progettista, è solamente uno strumento di supporto al progettista, perché poi le regole dell'algoritmo, l'etica dell'algoritmo, il comportamento dell'algoritmo non è altro che la traduzione matematica di una serie di regole di progettazione, di riconoscimento, di aspetti formali, diciamo, che afferiscono alla qualità. Benissimo. Su questo aspetto noi in primo luogo abbiamo verificato che c'è effettivamente un effetto, ovviamente intuitivamente si può comprendere, sui valori immobiliari da parte della pianificazione urbana. Abbiamo fatto una serie di casi, qui riportato il caso della piazza fatta da Garavente a Milano, abbiamo verificato appunto che questi valori immobiliari hanno subito un'internata,
servizio dei lavori, più termini di lavoro, quindi l'internato e quindi poi quello immobiliare. Adesso stiamo ragionando sulla costruzione del modello che lega i dati, i valori prima, poi ci sarà questo passaggio naturalmente sul riconoscimento della qualità umana, la sua traduzione in un modello pratico, e poi successivamente. E l'applicazione allora era fatta a Bari, si stanno facendo una serie di interventi di qualificazione urbana, qui per esempio la costruzione del nuovo polo museale che si sta realizzando tra l'ex teatro Margherita, l'ex mercato del pesce e la sala Miura, che verranno riqualificati, quindi una delle nostre sperimentazioni verranno fatte su questi immobili e sulle zone circostanti per cercare appunto di capire come l'intervento ha la qualità e quali sono le ricadute sui corrispondenti valori immobiliari. A questo punto lascio la parola alla professoressa Perini. Buonasera a tutti, io vorrei in qualche modo inserire all'interno alcuni ragionamenti che sono stati fatti questa mattina rispetto al significato del progetto e dall'altra in qualche modo riproporre e riassumere quali sono gli assunti rispetto al nostro settore disciplinare si muove soprattutto all'interno del dottorato Draco e quindi come quali sono i presupposti ai quali noi in qualche modo riconduciamo tutti i ragionamenti e le applicazioni che poi abbiamo provato a svolgere con colleghi e con gli studenti dei diversi cicli del dottorato. Io, a differenza di quanto è stato fatto finora, partirei addirittura da una definizione di progetto assolutamente generica, quella data da parola di Caroline. Il termine di progetto viene utilizzato veramente con un numero molto ampio e anche molto differenziato di eccezioni. E in generale, si riguarda il fatto di proporsi, di compiere o di ideare un lavoro, un'attività, ma anche dei profitti vari, fantastici, non sempre realizzabili. Noi spesso al progetto aggiungiamo delle aggettivazioni, progetto architettonico, progetto urbano, progetto tecnologico, progetto urbanistico, progetto di fattibilità. E quindi sono le aggettivazioni che connotano l'attività che stiamo andando a svolgere, ma nei processi di trasformazione insegnativa noi dobbiamo tener conto che il progetto è in qualche modo la sintesi di una serie di attività che sono ma svolte in tempi diversi. L'obiettivo del progettare è in qualche modo prefigurare e poi realizzare, quindi non a caso il nostro dottorato si chiama architettura e costruzione, non è solo progettare, ma noi dobbiamo progettare come costruire e poi dobbiamo progettare in maniera che si soddisfino dei bisogni. Come dire, la nostra progettazione non è mai fine a se stessa, ma è sempre indirizzata a un obiettivo. Un obiettivo concreto, non teorico. Poi, perché? Perché noi nel momento in cui progettiamo e quindi prefiguriamo come, in che modo, con quali caratteristiche, in quali tempi, con quali costi, con quali finanziamenti che risalgono. In qualche modo noi dobbiamo capire, appunto, come diceva anche prima il professor Bonanno, quali effetti produce questo intervento in volta realizzato nel territorio, ma anche sulla vita delle persone, sulla qualità della vita delle persone.
riferimento a attività che si svolgono in tempi, come diciamo, diversi. Sempre più di interpretazione è ed è un'attività che si svolge nella redazione di alcuni rapporti che hanno caratteristiche di approfondimento rispetto dei documenti diversi. Sicuramente esiste una progettazione di una fase che potremmo dire che serve per identificare e prefigurare quali saranno gli obiettivi che con il progetto ci si pone, ma già in questa fase devono essere prefigurati gli elementi che caratterizzeranno caratteristiche archeologiche, stazionali, nazionali, caratteristiche strutturali, ambientali, finanziari, economici e anche le condizioni di fattibilità. Vuol dire che la fase di dettaglio degli elementi che dovranno essere poi costruiti è una fase che viene a valle di una precisa definizione del progetto. Cioè quando noi poi parliamo di forma, tipologia, dimensione, sicurezza, qualità, sono tutti elementi che ci servono in fase di definizione specifica del progetto di fattibilità, si chiama in parte non a caso, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, che va a dettagliare gli obiettivi che erano già stati definiti e che devono essere approfonditi in funzione di quanto era già stato definito prima e anche in funzione di come sarà realizzata l'opera, perché fa parte di sviluppo dei dettagli tecnici che caratterizzano il progetto e quella che ci deve interagire è realizzare l'opera. E in fase di realizzazione noi dovremmo tenere conto di ciò che è stato prefigurato in fase di creazione, ciò che è stato prefigurato in fase di progettazione e dovremmo verificare che tutto sia in qualche modo rispettato. Perché? Perché solo in fase di esercizio che l'opera produrrà i suoi effetti, cioè raggiungerà gli obiettivi per i quali si è deciso di realizzare quel mandato. In termini un po' economici, il ciclo di vita del progetto è sostanzialmente la definizione di un processo produttivo che, partendo dalla identificazione di un bisogno da soddisfare, porta alla realizzazione di un bene economico, un manufatto architettonico che andrà a soddisfare questo bisogno. E quindi i bisogni sono quelli che si riscontrano nel territorio. L'architetto diventa creativo nel momento in cui è in grado di rispondere adeguatamente a questi bisogni. Ma il ciclo di vita del progetto, come ho detto fino adesso, deve essere inteso appunto come un insieme di fasi che reciprocamente interagiscono tra loro. Nel momento in cui in una fase io ero noto che sono andato da un'altra parte, che non hanno aspettato quelli che hanno i presupposti, devo ricominciare da capo, non posso andare avanti, perché non rispetterei non i bisogni per i quali lo spirito, la necessità di realizzare quell'opera. Ovviamente, per quello che ho fin qui detto, all'interno del progetto in quanto sintesi di diversi aspetti, devo rifarmi, devo considerare quelli che sono diverse pratiche progettuali, ma spesso queste pratiche progettuali risultano in conflitto tra loro, non sono congruenti tra loro, ma al tempo stesso la bravura dell'architetto, dell'ingegnere,
nella nostra, nel nostro specifico disciplinare, ma anche che abbiamo assunto nelle attività del dottorato, e occorre diciamo, avere degli approcci multidisciplinari, multidimensionali, multitemporali al progetto. Multidisciplinari però, l'approfondimento di varie discipline, multifocali e multidimensionali significa che bisogna capire quali sono i nessi tra diversi approfondimenti disciplinari, perché quelli sono i punti domani critici in qualche modo da evidenziare, sono quelli ai quali occorre porre più attenzione. E bisogna anche ragionare in ottica multitemporale, perché noi oggi, quando scegliamo un certo tipo di soluzione, quel certo tipo di risoluzione è legata alle qualità con cui quella soluzione sarà realizzata in caso di cantiere, e poi a come avrà la protezione dell'opera. Quindi queste classi non sono mai giunte l'une dalle altre. E la criticità di molti interventi è proprio perché spesso nel quale si decide di realizzare un'opera, poi il progetto non risponde a delle modalità e quindi ad autorizzazione anche avvenuta, ma già c'è stato un progetto per ottenere l'autorizzazione. Quindi se dopo l'autorizzazione ottenuta il progetto non riesce ad andare avanti, è perché in qualche modo, questo dal studio sono state fatti, in qualche modo non ha risposto adeguatamente a quelli che erano, diciamo, i caratteri che dovevano avere. Insomma, ogni specifico disciplinare dà le sue risposte, ma non può non tener conto di quelle che sono le risposte date da altri specifici disciplinari. Noi stessi, se consideriamo in termini appunto economici, che cos'è un progetto, a cosa serve, e a cosa serve poi nelle nostre lezioni, diciamo, il progetto serve a realizzare un bene economico che risponde ad alcuni dei bisogni pregnanti espressi dalla collettività utilizzando mezzi esterni e risorse scarse. Ma questa è una definizione di una fredda, brutale, eppure è vero che si fa, perché io devo definire quali sono i materiali, i mezzi, la manodopera, quali sono gli effetti che produce quest'opera. Cioè io considero una serie di attività economiche e le risorse che utilizzo nello svolgimento di queste attività economiche, non è bene che anche progettare un'attività economica, è un'attività di servizio, ma è un'attività economica. E le multitudine di risorse che vengono impiegate per svolgere quelle attività economiche, appunto si decide di fuori, vuol dire che non realizzo altre cose, e quindi, come dire, io devo misurare per forza dei benefici futuri, ma che, come dire, valutando se preferisco scegliere un beneficio, un intervento che mi sembra più adeguato a rispondere ai bisogni di un altro. Nella nostra disciplina in genere le stime di costo, le stime, i giudizi di valore e i giudizi di convenienza si espressano in termini monetari, ma il termine monetario è solo un indicatore sintetico di risultato in qualche modo. In alcuni casi la nostra materia è una materia che permette, attraverso la notazione, di esprimere i giudizi di convenienza che non sono espressi solo in termini monetari, ma che proprio, come diceva prima il professor Monano, vogliono esprimere la qualità del progetto. E spesso la nostra materia di intervenzione, come si diceva prima, può servire a razionalizzare le scelte che all'interno del processo progettuale, che all'interno delle varie fasi che interessano i processi progettuali, vengono effettuate. La valutazione si colloca sempre all'interno del processo decisionale, anche progettare un progetto decisionale.
con qualunque accezione esso viene sviluppato, e si articolano in modi diversi della nostra disciplina utilizzando tecniche diverse. Noi abbiamo un apparato di strumenti logici e metodologici che ci permettono di strutturare, appunto, in maniera logica quelli che sono i quesiti che ci si pone nel momento in cui si sviluppa un progetto, rispetto anche a dove si sta, da dove si parte e dove si vuole arrivare. Insomma, noi, la nostra battaglia, è quella di superare il concetto che la valutazione sia una forma di controllo, di limitazione, di ostacolo di quelle che sono le istanze, le iniziative, le possibilità creative del progettista, anche dei progetti, ma di affermare in qualche modo, di dimostrare nella pratica, ed è quello che abbiamo fatto con i miei seminari dottorali in qualche modo, che la pratica ci permette di capire quali sono i rapporti che si instaurano nelle scelte rispetto ai bisogni prefigurati e rispetto a ciò che si andrà a realizzare. Nel dottorato la collaborazione tra docenti e studenti è avvenuta attraverso proprio questa logica di progetto valutativa, questa logica valutativa del processo progettuale, e è stata in qualche modo sperimentata in una serie di seminari e in una serie di attività. E quindi diciamo che in qualche modo sono rimasti, cioè con la storia del dottorato, sono quelle relativo al seminario della Facoltà di Iniziativa Legale a Roma, che ha portato anche alla produzione di un libro, il workshop che è stato fatto a Pontedera per un'attività di housing, e il workshop internazionale che ha citato anche il professor Strada questa mattina con l'Università Laval, che fa qui nella facoltà. E poi quest'anno, no, abbiamo sviluppato un seminario sulla riqualificazione degli edifici scolastici e un seminario sui centri commerciali nelle realtà urbane. Non sono tutti quelli che abbiamo sviluppato, sono quelli, diciamo, gli ultimi due sono ancora un po' in corso, i primi due, gli altri sono quelli che in qualche modo hanno segnato, sono state delle tappe di riferimento all'interno della costruzione di questa interazione tra, diciamo, le specificità di Liga 14 e le specificità di Liga 22. Ecco, questo appunto è il libro che è stato prodotto sull'edilizia privata a Roma, poi la città, era riferito a quattro aree che sono state organizzate con iniziative private, ma che trasformandoci profondamente in grandi urbani, tutte iniziative che non sono mai state completate, e quindi il tema del segnale che poi è stato appunto inserito nel libro era appunto quello di comprendere perché non sono state completate, e se le dovessimo completare oggi sarebbe ancora altro il completare come era stato prefigurato. La risposta è ovviamente no, lo capiamo da solo, ma noi vogliamo capire in maniera precisa perché. E quindi perché questo ci serviva per vedere chi il punto progettuale per poter oggi completare la trasformazione di quelle aree in una maniera che non poteva più essere quella di allora, questo è il processo interattivo, ma che oggi doveva configurarsi con delle caratteristiche diverse, e volevamo capire quali erano questi caratteri diversi che dovevano essere l'input del progetto che il progetto doveva essere. E quindi, diciamo, per far questo abbiamo, diciamo, lavorato congiuntamente per costruire
una, con riferimento alla matrice della lavorare di Roma, una serie di indicatori che ci descrivessero la qualità comuni per tutti, per tutte le aree considerate, e attraverso lo strumento di analisi che è un punto più adatto, abbiamo appunto individuato quali erano gli elementi critici e quali erano gli elementi iniziali, quali erano gli elementi critici e quali erano quelli da valorizzare nei nuovi interventi. Questo ha permesso di elaborare delle proposte di collaborazione progettuale che rispondessero a nuovi bisogni di qualità e quindi anche di valutare, di fare un processo di autovalutazione all'interno dei seminari se effettivamente le soluzioni rispondevano a questi nuovi bisogni. Quindi, come dire, il processo valutativo è servito per strutturare le analisi, per costruire gli input che doveva avere il progetto, per capire se quegli input erano stati ricevuti nel progetto. Analogo, perché se sono cambiati le quattro aree, eccetera. Analogo, ragionamento è stato fatto nella della vita. Abbiamo costruito gli indicatori, abbiamo in qualche modo capito qual era lo strumento che ci permette più rispetto a quell'obiettivo che era la riqualificazione della Camera dei Deputati, nel caso del progetto della città della Puglia e della città della Puglia, quindi era appunto la Camera dei Deputati, capire quali erano gli elementi che avrebbero potuto caratterizzare questo intervento di ampliamento della Camera, abbiamo capito come si poteva rispondere sempre a questo, quindi abbiamo dato gli input di progetto e anche in questo caso questo è un diverso strumento valutativo, perché gli strumenti di valutazione della nostra disciplina che abbiamo a disposizione si scelgono in funzione dell'obiettivo valutativo che devono andare a porre. Abbiamo da una parte dato gli input ai ragazzi per fare la progettazione, dall'altra abbiamo fatto valutare dagli stessi ragazzi e da noi stessi professori come esperti della materia i progetti che erano stati elaborati, e la cosa che ci è stata è il progetto che poi dalla giuria che abbiamo fatto tra di noi per definire qual è il progetto migliore per cui da dare agli studenti corrispondeva al progetto che poi il processo valutativo era stato definito in maniera, quindi la giuria che era, diciamo, non aveva utilizzato questo strumento, poi alla fine è riuscita a dare una valutazione che poi era analoga a quello che tra l'altro sono generali che erano stati dati degli input corretti al progetto. Questo è sinteticamente un po' gli aggiornamenti che sostengono appunto alla collaborazione e all'integrazione delle nostre materie, posto che appunto anche la nostra materia progettuale o che interviene nei processi progettuali, e quindi noi speriamo di poter continuare a portare avanti altre attività di questo tipo. Grazie. Storia qui alla Sapienza di Roma.